Buonasera a tutti e a tutte. Sono Gianna Betta della città metropolitana di Torino e come tutti i giovedì vi do il benvenuto al webinar consueto di formazione per amministratori acqua e territorio di fronte al cambiamento climatico. Questo appunto è il titolo di questo progetto che prevede appunto di preparare materiali di formazione per giovani amministratori. Giovani amministratori inteso come giovani sotto i 35 anni, ma anche giovani in carica, quindi alle prime esperienza, ma naturalmente avendo scelto di gestire i webinar appunto a distanza, sono i benvenuti tutti anche gli altri amministratori o anche tutti coloro che siano interessati all'argomento. Il progetto è finanziato dalla Regione Piemonte nell'ambito di un bando regionale per le politiche giovanili. Ed è stato presentato dalla città metropolitana con le strutture dell'ambiente e delle politiche giovanili, appunto, da ANCI Piemonte e da sette comuni, rispettivamente, diciamo, referenti per i propri contratti di fiume e di lago del proprio territorio. I comuni sono Avigliana, Rivalta, Lanzo, Piverone, Vigone, Villar Pellice e Volvera. Allora, questa sera il dottor Alberto Dotta, dottore forestale, direttore del Consorzio Forestale Alta Valle di Susa, presenterà una lezione dal titolo Metodi sostenibili di gestione e manutenzione del territorio. Esempi pratici. Sottolineo esempi pratici perché ritengo sia la parte ancora più interessante, diciamo, per i partecipanti, perché diciamo, meno frequente vedere esempi di pratiche e buone pratiche, soprattutto di gestione del territorio. Io ringrazio tutte le persone che hanno, diciamo, supportato praticamente il webinar, quindi sono, diciamo, in regia e che sono Lara Graziano di ANCI Piemonte, e invece per quanto riguarda la città metropolitana ci sono Enrica Gaggero delle politiche giovanili, Claudia Rossato, Emanuele Zotti e Luna Tognoni delle risorse idriche. Lascio la parola alla Graziano di ANCI Piemonte per le informazioni operative e per procedere. Grazie. Grazie a te Gianna, buonasera a tutti e a tutte anche da parte mia. Io vi lascio qualche informazione tecnica come di consueto sull'utilizzo della piattaforma. Vi ricordo che potete interagire con noi utilizzando il box domande o il box chat per avere un supporto tecnico immediato. Potete anche fare delle domande nel merito dell'intervento del direttore Alberto Dotta e vi daremo riscontro, raccoglieremo le vostre domande e vi daremo riscontro al termine della relazione. Potete anche prenotarvi, anzi, vi invitiamo a prenotarvi utilizzando la funzione mano alzata virtuale per un intervento a voce. Io vi ringrazio e a questo punto lascio la parola al direttore del Consorzio Forestale Alta Val di Susa, Alberto Dotta. Grazie e buon ascolto a tutti. Eccomi, buonasera a tutti. Che dire, siamo insomma un po' vedete? Ok. Sì, Se vediamo. vedete, ok, se vedete lo schermo, quello che insomma abbiamo in qualche modo volontà di presentare questa sera in questo incontro sono una carrellata di esempi pratici di sistemi di gestione e di interventi di manutenzione del territorio che da circa una ventina di anni vengono attuate all'interno del territorio di competenza del Consorzio Forestale Alta Valle Susa. Crediamo che insomma in qualche modo i sistemi e i metodi adottati, come vedremo, nascono da un tentativo di gestione integrata
del territorio, e questo in qualche modo è un po', credo, la cosa che possa essere interessante ascoltare, per noi interessante raccontare. Sicuramente, adesso non si muovono le slide. Ecco, l'aspetto che ovviamente siamo tenuti a, e in qualche modo ci è sottoposto tutti i giorni ormai, e anche da quello che osserviamo noi quotidianamente, è che sicuramente nei territori collegati alle Alpi, quindi i territori alpini, ma anche quelli che sono al di sotto dei territori alpini, quindi le aree di, diciamo così, di bassa montagna, ma anche quelle di pianura, al di sotto delle vallate alpine, sicuramente in questi anni hanno osservato dei fenomeni in qualche modo più intensi e maggiormente impattanti sul territorio. È chiaro che quando parliamo del territorio delle Alpi è del tutto evidente che quello che succede nei territori delle alte valli, come vengono chiamate, ha una ricaduta importante e fondamentale all'interno di tutte le vallate, per poi finire all'interno della pianura. E anche, ad esempio, qui vedete quello che è successo nelle Alpi orientali con Vaia. Da noi per fortuna non è successo una cosa del genere, ma in Alta Valle di Susa abbiamo avuto in 2 inverni degli schianti non così estesi, ma comunque significativi all'interno dei nostri boschi, con ovviamente poi tutta una riduzione delle funzioni che il territorio sulle Alpi svolge nei confronti della stabilità del territorio, del controllo delle valanghe, del controllo della gestione dell'acqua all'interno del reticolo idrografico e via discorrendo, fino anche agli aspetti, ai valori più anche ecosistemici del territorio, che in questo caso e in questo particolare momento non sono assolutamente da sottovalutare. Ovviamente l'acuirsi dei fenomeni, sia legati al vento, che legati alle piovosità, che legati a queste, come vengono chiamate, questi eventi concentrati, le bombe d'acqua, è ovviamente evidente, l'abbiamo visto purtroppo nei giorni scorsi, quello che poi succede all'interno dei territori alpini e ovviamente poi a cascata nei territori di media montagna e di fondovalle. Questo ovviamente è difficile proteggersi da questi eventi così intensi e così disastrosi. Ciononostante, crediamo che in qualche modo beh, qui abbiamo un altro esempio di quello che succede con l'aumento delle temperature, con l'aumento dei periodi di scarsa piovosità. In Valle di Susa 9.000 ettari di superficie boscata percorsa da incendio, con circa 2/3 di questi 9.000 ettari percorsi ad elevata intensità. Quindi vuol dire con distruzione totale del popolamento forestale e riduzione conseguente di tutti i benefici territoriali ed ecosistemici di questi popolamenti forestali. L'esempio dell'incendio della Valle di Susa, anch'esso sicuramente collegabile ai cambiamenti climatici, ha posto un'attenzione particolare nei confronti anche qui, poi della regimazione delle acque, della stabilità dei versanti, della funzione di stabilità del territorio e del suolo nei confronti dei fenomeni di fondovalle. Quello che è successo all'interno del comune di Bussoleno, che tutti di voi ricorderanno, con un evento alluvionale proprio generato da Comba delle Foglie, che è questo vallone che vedete qua a bruciare, e con l'abitato di Bussoleno sottostante, è un esempio della stretta correlazione fra questi eventi disastrosi e poi la stabilità dei versanti e la sicurezza delle persone. E questo sulle Alpi è l'aspetto in più che ci deve far riflettere, cioè il fatto che una corretta gestione del territorio, una corretta manutenzione del territorio, sicuramente non ci difende da questi eventi estremi, ma sicuramente ci pone in una condizione per poter in qualche modo gestire in una maniera migliore anche questi eventi disastrosi. Non otterremo un annullamento degli effetti catastrofici, ma sicuramente quello che abbiamo visto anche con le piogge di quest'estate, dell'estate precedenti, abbiamo in qualche modo una mitigazione di questi effetti catastrofici. Altro aspetto, l'acqua è anche motore di particolari eventi che sono le valanghe, anch'essi
Qua abbiamo delle foto, diciamo così, di repertorio per far evidenziare come molto spesso negli ambienti montani il verificarsi di fenomeni un pochino più prepotenti rispetto a quello che la storia, la storiografia delle valanghe in ambiente alpino ci aveva abituati, pone anche sull'attenzione su cambiamenti climatici ed eventi disastrosi. Anche le valanghe vanno a interessare un territorio che ovviamente, se è gestito anche in funzione di questo rischio naturale, anche in funzione della salvaguardia delle vite umane sottostanti, sicuramente potremmo ottenere in qualche modo, anche in questo caso, una mitigazione degli effetti maggiori. E allora torniamo a noi e veniamo un pochino a questo racconto che vi farò, spero di non annoiarvi. Sono esempi, vi farò vedere immagini tutti di lavori svolti, di lavori immaginati, progettati, eseguiti, e all'interno del territorio alpino e all'interno del quale noi lavoriamo, tutti svolti con le normali possibilità di finanziamento che sono a disposizione dei territori alpini, a iniziare dai fondi dell'autorità d'ambito per la manutenzione ordinaria del territorio, fondi fondamentali che in qualche modo sono collegati all'uso dell'acqua potabile da parte del territorio, che ritorna in montagna una parte della tariffazione per interventi di manutenzione del territorio, proprio finalizzati a questi aspetti di tutela e di stabilità del territorio. Su questo l'allora provincia di Torino, ora città metropolitana, era stato un po' il faro anche nella predisposizione delle linee guida. E infatti la città metropolitana ora, prima la provincia di Torino, hanno fatto in qualche modo scuola per tutti gli altri ambiti alpini che hanno voluto utilizzare questa legge nazionale. Parliamo noi in genere di gestione integrata del territorio, perché il nostro ente, che è un ente nato unicamente per la gestione forestale all'inizio nel 1953, poi si è trasformato negli anni fino ad essere oggi un ente di proprietà dei comuni all'interno di due unioni montane, che fa la gestione integrata del territorio attraverso la pianificazione, attraverso la progettazione, attraverso la realizzazione anche in economia diretta degli interventi che vengono pianificati all'interno delle pianificazioni dei rischi e progettati poi utilizzando le diverse filiere di finanziamento. Quindi l'aspetto un po' interessante di questa illustrazione che cercherò di fare sperando di interessarvi è proprio quello di raccontare un pochino come avviene questa gestione integrata. È chiaro che in ambiente alpino esistono diversi aspetti che incidono sul territorio, che sono la necessità di lavoro, e queste tipologie di interventi hanno una ricaduta interessante anche sul lavoro, dell'occupazione in ambiente alpino, sull'agricoltura, sugli alpeggi, quindi insomma in qualche modo tutta una gestione di interessi diversi che portano anche ad avere dei diversi portatori di interesse che incidono sulla gestione, quindi che possono dare anche degli aspetti che non sempre tutti lavorano nello stesso ambito, ma che in qualche modo possono contribuire a una gestione corretta del territorio. In più ovviamente c'è la presenza di infrastrutture, la presenza di centri abitati, quindi in qualche modo i portatori di interesse sono anche che incidono sulla gestione integrata del territorio, sono anche poi quei beni, quei valori, sia socio-economici che umani, che poi stanno alla base del tentativo di proteggere le vite umane, di salvaguardare la resilienza dei territori alpini di fronte anche ai cambiamenti climatici. Siamo anche una valle come molte altre in cui c'è una residenzialità in ambiente alpino, ci sono delle aspettative delle persone che abitano in montagna nei confronti del territorio, che spesso, torno a ripetere, non lavorano tutti nella stessa direzione, quindi queste diverse sensibilità devono essere poi prese e recepite all'interno della pianificazione integrata del territorio. Ovviamente la presenza, come dicevo prima, di infrastrutture e anche di collegamenti con transfrontalieri arricchisce questo panorama di complessità, ma questo panorama così complesso dà maggior valore ancora a questo tentativo di gestione integrata che stiamo cercando di portare avanti su questo territorio.
Ovviamente noi nasciamo come un ente di gestione delle proprietà forestali che poi si è trasformato in un ente che gestisce tutto il resto, ma tutto il territorio extraurbano, però è chiaro che nella pianificazione degli interventi, il gestire la stabilità e la resilienza dei popolamenti forestali con tecniche compatibili con l'ambiente alpino, che siano in qualche modo che rendano possibile un'economia all'interno dei popolamenti forestali, ma che rendano allo stesso modo possibile una compatibilità con l'ambiente alpino, anche e soprattutto nei confronti di quello che si osserva sulle frane, sui dissesti, sull'interazione fra gestione forestale e stabilità dei versanti, questo è importante e fondamentale. E quindi anche la richiesta e l'utilizzo di sistemi di lavoro che siano, torno a ripetere, compatibili con il territorio e con i suoi rischi naturali. Questo è un aspetto fondamentale della gestione, che è un piccolo tassello, ma importante, che è la gestione forestale. Quindi fare in modo anche che attraverso i modelli di gestione dei popolamenti forestali si ottengano anche sistemi naturaliformi, ovviamente modellati dall'uomo, ma che in qualche modo prendano la possibilità della rinnovazione naturale, della gestione degli ecosistemi, in modo tale da poter adottare dei sistemi di gestione che siano compatibili. Lo stesso anche per i boschi di latifoglie, non solo per le conifere che caratterizzano i boschi dell'Alta Valle Susa, ma anche per i boschi di latifoglie, sia pubblico che privati, stiamo portando avanti dei modelli che sono in qualche modo in grado di poter sopperire a questa diversa, no? Diversa necessità di stabilità e di resilienza a fronte dei cambiamenti climatici. Quindi gestire le dinamiche, proporre dei boschi in qualche modo in grado di poter anche resistere agli schianti, di poter resistere a diverse, no, modalità di instabilità che si generano a fronte dei cambiamenti climatici. È chiaro che non sempre ci si riesce, abbiamo anche noi dei problemi legati alla stabilità dei boschi, ma in qualche modo essere consapevoli di dover gestire questi popolamenti anche in funzione di questi aspetti rende questo tentativo di gestione integrata un pochino più ricca, un pochino più, diciamo così, interessante, a fronte anche di benefici economici, perché la gestione di questi boschi genera anche per le amministrazioni comunali un beneficio economico non così importante come poteva essere nel primo dopoguerra, ma sicuramente ancora per alcuni comuni significativo. E ovviamente la gestione dei boschi permette anche di gestire alcuni aspetti ecosistemici di questi popolamenti anche interessanti in aree, ad esempio, in cui sono presenti delle reti Natura 2000, diciamo così, dei popolamenti che hanno anche dei valori di qualità ambientale e ecosistemici significativi. Lo stesso anche la gestione degli alberi vetusti, soprattutto magari all'interno di popolamenti che hanno una funzione di protezione diretta, i vecchi boschi banditi, che sono sicuramente importanti e presenti nel nostro territorio, devono essere gestiti anche in funzione della loro stabilità e resilienza. Un altro aspetto importante, ad esempio, è tutta la gestione delle aree fuori foresta per cercare, come i pascoli alpini, per cercare, torno a ripetere, di avere tutti una finalità condivisa di miglioramento della stabilità e di resilienza dei territori. Il fatto di gestire i popolamenti forestali permette di ottenere del legname. Questo legname può essere commercializzato, può anche essere utilizzato all'interno delle scelte progettuali, delle scelte gestionali, ad esempio dei bacini e dei corsi d'acqua. E su questo aspetto, ad esempio sull'utilizzo delle tecniche di ingegneria naturalistica all'interno dei sistemi delle sistemazioni idraulico-forestali in ambiente alpino, in qualche modo il territorio della provincia di Torino è un po' in alcuni casi è un esempio anche per altre realtà e per altre, diciamo, situazioni in ambito alpino, sicuramente in ambito piemontese, ma anche in ambito complessivo dell'ambito alpino, e in qualche modo all'interno di questi territori si è fatta scuola. Vi ricordo che ogni anno noi ospitiamo i tecnici forestali francesi che vengono a visionare le nostre opere, e non solo in Alta Valle Susa, ma anche in altre zone della provincia di Torino. E in qualche modo abbiamo uno scambio con loro, facciamo i corsi insieme e in qualche modo abbiamo uno sviluppo partecipato e condiviso di queste tecniche.
Ora vi faccio vedere qualche esempio. Qua siamo in un classico torrente alpino con elevato trasporto solido, quindi molto materiale che arriva verso valle, che va qui a ostruire i ponti, a ostruire gli attraversamenti, a creare le colate detritiche che caratterizzano tutte le estati quando abbiamo questi temporali intensi e improvvisi estivi, che sono anch'essi un fenomeno chiaro e direttamente correlato ai cambiamenti climatici. Ecco, all'interno di questi corsi d'acqua, qua vedete la realizzazione di alcune briglie in legname, con cantieri che sono anche complessi nella gestione della sicurezza, nella gestione anche progettuale, ma che comunque permettono, pur nella loro complessità, di adottare queste tecniche, che non sono delle tecniche antiche, perché sono tecniche sicuramente già utilizzate nel corso della storia delle sistemazioni, ma che sono state in qualche modo aggiornate, revisionate anche rispetto alle normative. Ad esempio, tutte queste opere sono dimensionate anche in maniera antisismica, quindi in qualche modo la progettazione di queste opere non è solo prendere della legna e mettere all'interno di un corso d'acqua, ma è anche una progettazione, speriamo, di qualità, predisposta nei confronti della normativa e quindi in attualità rispetto alla normativa vigente in materia di costruzioni. Le direttive europee sono molto incisive su questi aspetti, e quindi anche queste opere si sono aggiornate nelle loro caratteristiche costruttive e vengono continuamente realizzate. Qui ancora un particolare di una sistemazione. Qui siamo su un altro tratto del corso d'acqua, con evidentemente si ritrovano in altri ambiti l'erosione di sponda, le incisioni, e questa era l'immagine di apertura di questa serie di diapositive. Qua siamo in comune di Bardonecchia, un classico torrente con vegetazione che crolla all'interno del corso d'acqua per presenza di dissesti diffusi. Questa vegetazione poi può fluidare verso valle, ostruire le vie di comunicazione, dare origine poi a fenomeni di difficoltà di deflusso all'interno delle parti basse del versante, con trasporto anche di materiale. Anche qui costruzione di opere che, come vedete, resistono. Questa è una foto durante un piccolo evento di piena, che hanno la capacità anche di resistere a fenomeni, diciamo così, intensi, temporaleschi. Qui ancora una visione durante una piccola piena che si è verificata alcuni anni fa su questo corso d'acqua, ancora un particolare costruttivo di queste opere, e qui il tratto finale. Tra l'altro questo è interessante perché c'è un'interazione anche con la viabilità agroforestale collegata. Questo altro aspetto, la gestione della viabilità, sicuramente interessante in ambiente alpino. Qua siamo a Sauce di Cesana, un classico torrente che nel tratto terminale ha sia problemi di depositi di valanghe che di trasporto solido. Anche qui un sistema un po', diciamo così, in qualche modo più complesso di creazione di briglie in legname e pietrame, con tecniche di ingegneria naturalistica già un po' elaborate. Le opere sono tutte collegate tra di loro, con frondazioni con micropali, insomma c'è un tentativo anche di ingegnerizzazione di queste opere, che danno comunque risultati interessanti. Tra l'altro tutte queste opere sono facilmente visibili, sono lungo la viabilità e sono ancora adesso perfettamente funzionanti. Questa è un'opera realizzata circa 22 anni fa, quindi in qualche modo abbiamo un'esperienza, abbiamo anche la possibilità di commentare con interesse queste opere nel corso della loro funzionalità. Questa è l'opera finita, come vedete una cascata di briglie in legname per superare questo dislivello importante all'interno del tratto terminale del corso d'acqua. Ancora particolari costruttivi, qui siamo invece a Cesana, in un torrente importante per un centro abitato secondario di Cesana. Qua c'è una frana che incide sull'abitato di Solomiac, anche qui tratto in erosione, briglie in legname, palificate di sponda, gestione del corso d'acqua non solo con opere in cemento, ma anche con opere in qualche modo in cui la stessa filiera del legname, il legname utilizzato per queste opere deriva da un vecchio rimboschimento posto a 50 metri da queste opere, quindi anche una logica di filiera corta dei materiali. L'ingegneria naturalistica nasce così, con l'utilizzo a chilometri zero dei materiali disponibili sul territorio. Ecco qua il diradamento che è stato fatto nella gestione di questo popolamento, e con legname sono state realizzate le opere di consolidamento.
Qua un'immagine poi dell'innerbimento effettuato e dei primi anni di vita di quest'opera. Qui siamo su versanti molto più scoscesi, versanti molto più impegnativi, sempre in comune di Bardonecchia. Vedete le fondazioni fatte con questi pali trivellati all'interno del versante. Qua siamo in un bacino molto complesso in cui la viabilità che attraversava il versante era stata completamente distrutta dallo scivolamento superficiale del terreno. La strada, come vedete, è stata ricostruita. Le opere di ingegneria naturalistica, che anche in questo caso sono abbastanza datate, hanno più di 18 anni, sono ancora efficienti e la strada è ad oggi perfettamente percorribile. Quindi con opere, anche in questo caso, utilizzando legname proveniente da un diradamento in un'area limitrofa. Quindi legname prelevato in loco, gestito direttamente, utilizzato per la realizzazione delle opere. Questo è un po' una filiera che si chiude in cui otteniamo la gestione del bosco, otteniamo la gestione del rischio, otteniamo un miglioramento della viabilità. Qui invece siamo in comune di Ulx, bacino del Rio Nero, frana che anche qui ha occluso la strada, vicino a un ponte, e qui vedete la sistemazione appena eseguita e dopo una decina d'anni. Tra l'altro il ponte ormai ha più problemi della frana, la frana invece è stata ben consolidata da queste opere, che come vedete anche la vegetazione all'interno delle opere di ingegneria naturalistica è un elemento costruttivo, le radici delle piante che inseriamo vanno poi a consolidare il versante. Qui ormai la strada, grazie alla crescita della vegetazione inserita nell'opera, ha ormai completamente colonizzato il versante, generando la stabilità del versante. Qui siamo sulla frana del Rifugio Rei, frana che aveva generato molta preoccupazione nell'abitato di Bolar, abitato che è stato classificato, e qui alcuni amministratori sapranno di cosa sto parlando, come area ad elevato rischio idrogeologico, una RME, proprio a causa di questa frana. Bene, la gestione di questa frana con opere di ingegneria naturalistica ha generato la possibilità di declassificare poi l'area RME all'interno dell'abitato di Bolar, grazie all'efficienza di queste opere, che devono essere ovviamente mantenute e gestite in efficienza. Anche qui la frana aveva generato il crollo di 16 ettari di superficie boscata, il legname è stato prelevato, spostato e poi riportato all'interno della frana. Una volta effettuato il drenaggio, una volta effettuato il disegno dell'articolo idrografico, lo stesso legname è ritornato all'interno della frana per costruire le opere di ingegneria naturalistica. E quindi, in qualche modo, anche in questo caso, la frana ha generato una materia prima che è stata poi utilizzata per la sua stessa sistemazione. E questo è un elemento abbastanza interessante, annualmente visionato. Questo è un classico cantiere che viene visto dai tecnici francesi. Manutenzione ordinaria del territorio vuole anche dire, come in questo caso, ricostruire delle opere o fare manutenzione di vecchie opere. Questa è una briglia costruita su un piccolo affluente che incide su una strada all'interno del parco del Gran Bosco di Salvetran, opera realizzata negli anni 60 con problemi di stabilità, gli è stata costruita la nuova briglia davanti. Quindi manutenzione delle opere, censimento delle opere, controllo dell'efficienza delle opere e se nel caso, anche in questo caso utilizzando i fondi di manutenzione ordinaria del territorio, intervento di ricostruzione della briglia. Eccola qua, la briglia ricostruita davanti a quella vecchia che aveva problemi di stabilità. Gestione della strada sempre all'interno di un'area protetta, piccole frane e piccoli dissesti gestite con queste opere, con le palificate in legname. Altro accesso all'area protetta del Gran Bosco di Salvetran, dal comune di Salvetran, anche qui un sistema un po' articolato di palificate e di briglie per gestire l'intersezione fra la viabilità di accesso al parco e il rio che annualmente dava problemi di erosioni, di interruzione della viabilità di accesso all'area protetta. Certo, sono sistemi anche in qualche modo significativi per il paesaggio, importanti, però comunque danno in qualche modo una resa diversa rispetto alla semplice opera in calcestruzzo che nasce e muore lì nell'opera e non ha possibilità di innescare delle dinamiche di colonizzazione. Ovviamente anche in questo caso spesso si ricorre alle fondazioni profonde con i micropali proprio perché per poter utilizzare bene le opere di ingegneria naturalistica bisogna conoscerne bene i limiti e utilizzarle per quello che effettivamente sono in grado di poter dare. Laddove queste non ci arrivano, occorre, ad esempio, come in questo caso, in cui la superficie di scivolamento era più profonda
dell'opera, è necessario fare delle fondazioni profonde, in questo caso sono stati utilizzati dei pali trivellati. Interventi in alveo, tutti conosciamo gli interventi, quello che succede durante le alluvioni, durante gli eventi di piena, il ruolo, diciamo così, sottoposto a mille aspetti, anche in molti casi emotivi, della vegetazione delle sponde, ma come in questo caso vedete un'immagine a Monte di Cesana, la stessa vegetazione di sponda di Pino Silvestre ha intercettato parte del materiale solido trasportato durante la piena. Quindi in qualche modo la funzione di filtro, le funzioni di stoccaggio del materiale delle aree golenali vanno affrontate, gestite e pianificate nella loro manutenzione in funzione delle caratteristiche del corso d'acqua. La funzione degli apparati radicali non sempre sono negativi, non sempre sono positivi, ma vanno affrontati e gestiti in una logica di pianificazione del corso d'acqua. Ecco qua degli esempi di gestione della vegetazione, lungo i corsi d'acqua, spesso quelli a maggiore pendenza, che sono quelli in cui la vegetazione ha un ruolo effettivamente o favorevole o di ostacolo al deflusso, e quindi tagli selettivi lungo i corsi d'acqua proprio per liberare il corso d'acqua da questa crescita nell'alveo della vegetazione che ostruisce il deflusso. Ma allo stesso tempo mantenere la vegetazione stabile nell'intorno dell'alveo, della zona di scorrimento dell'acqua, per avere comunque una vegetazione stabile di sponda. Ecco qua dei classici casi di vegetazione che ostruisce e interventi di gestione della vegetazione delle basse sponde. In questo caso la vegetazione tagliata era stata lasciata vicino al corso d'acqua perché poi era stata assegnata alla cittadinanza residente che l'avrebbe poi prelevata come uso civico, come focatico. Spesso sono interventi anche complessi, interventi che prevedono anche una capacità degli operatori significativa, anche c'è una coefficiente di pericolo importante nel taglio della vegetazione in alveo che non va taciuto, ma che prevede il fatto che gli operatori devono essere operatori qualificati, professionali, non possono essere lavori improvvisati, sia nella scelta delle piante che nelle capacità di elaborazione. In molti casi la vegetazione, qua siamo sul rio San Giusto, spesso oggetto a bolare di colate detritiche, ecco, il mantenimento della vegetazione elastica nelle sponde permette il transito delle piene senza poi trasporto della vegetazione verso valle e quindi senza dover andare a ostruire i ponti e gli attraversamenti sottostanti. Questo è un esempio dell'intervento con la vegetazione bassa di salici che rimangono elastici e qua dopo il transito di una piena in cui la piena è passata senza arrecare danno alla vegetazione. Ecco altri interventi di gestione del reticolo idrografico. Spesso i reticoli idrografici hanno delle intersezioni con i canali irrigui, con altre opere di presa, con sistemi di regimazione delle acque che portano l'acqua all'interno poi del corso d'acqua e tutti questi sistemi devono essere oggetto di controllo, di manutenzione proprio per evitare problematiche poi di rottura, di esondazione, perché molto spesso i canali, anche i canali irrigui, attraversano il versante non lungo la massima pendenza, ma lo attraversano trasversalmente, dando origine a potenziali aree di pericolo. E quindi mantenere questi canali, anche in qualche caso sostituendo, ad esempio, vecchie sistemazioni fatte con elementi prefabbricati in cemento, che però hanno delle difficoltà perché spesso si rompono, spesso non lasciano scorrere perfettamente l'acqua. Ecco qua, vedete una sostituzione con sistemi molto più naturali, ma che allo stesso tempo garantiscono, forse anche meglio, essendo più elastici, lo stesso risultato. Qui vedete dei canali drenanti, qua siamo in comune a Bardonecchia, sopra all'interno della Valle dell'Arò, e qua vedete delle piccole briglie realizzate con le stesse piante che vengono tagliate per la gestione della vegetazione delle basse sponde, piccole opere di sostegno realizzate direttamente in loco. Anche qui vedete versanti in frana con gli alberi, qua siamo a Monte di Melezzè, sempre in comune di Bardonecchia, versanti che hanno proprio questi scivolamenti all'interno proprio della zona colonizzata dagli apparati radicali dei larici. Anche qui sistemazione di drenaggi, sistemazione dei corsi d'acqua, degli affluenti, in modo tale da poter alleggerire il peso dell'acqua di scorrimento all'interno del versante. Fascinate drenanti, sistemi di drenaggio, qua ormai
le tipologie sono molto ricche, ma sono sistemi a basso costo che però determinano sicuramente dei risultati interessanti. Ecco qua, vedete una sistemazione di un drenaggio, qua siamo a Sauze Dulce, un versante a pian mulino in cui c'era molto ristagno di acqua e molta instabilità, piccole opere, piccole palificate, canali drenanti all'interno del versante e il sistema si è ripartito poi colonizzando con una nuova dinamica alarici il versante che si è di nuovo stabilizzato. Qui altri esempi di sistemi drenanti, di piccole opere di drenaggio, manutenzione delle vecchie opere. Qui sono Embrici nella frana del torrente Périgueux, in comune sempre di Bardonecchia, in cui queste canalette, che hanno una funzione importante e fondamentale per la stabilità degli abitati sottostanti, se non sono mantenute, non possono garantire la loro efficienza. Quindi annualmente si torna, grazie ai PMO, e si fanno interventi di manutenzione di queste opere. Altre opere, qua siamo a Clavière, vicino a una pista da sci, piccole sistemazioni che comunque garantiscono, qua addirittura sono opere date poi in gestione all'alpeggiatore del pascolo che in qualche modo ne deve curare la manutenzione e l'efficienza, proprio perché se parliamo di gestione integrata, tutti gli elementi, tutti i partecipanti alla gestione del territorio possono dare una mano per garantirne la stabilità. Anche qui vegetazione utilizzata per esempio controllare piccoli fenomeni di cadute massi, piccoli piante di traverso lungo il versante, spesso sono utili anche gli interventi di selvicoltura per garantire la stabilità di piccoli fenomeni erosivi, altri interventi di stabilizzazione all'interno del reticolo idrografico, altri esempi. Questo è. Altro punto importante è ad esempio anche la stabilità, laddove possibile, la gestione delle fasce all'interno e nelle aree limitrofe alle zone di transito, alle strade, anche le strade principali. Molto spesso qui si fanno degli accordi anche con le proprietà private, molto spesso non c'è solo la proprietà pubblica a monte delle strade, ma ci sono anche proprietà private. Bene, da questi interventi si possono utilizzare anche delle risorse. Si possono ritrarre delle risorse economiche, sono aree molto vicine alla viabilità e quindi molto economiche per ottenere degli interventi in cui la biomassa prelevata può essere commercializzata abbastanza con interesse, ad esempio anche per la gestione di piccole caldaie, biomasse, insomma, c'è possibilità di gestire anche la stabilità delle infrastrutture con interventi economicamente interessanti e non solo finanziati. Ecco, qua siamo in comune di Sesti, la manutenzione di vecchie briglie in pietra, pietrame e cemento. Qua vedete prima dell'intervento e dopo l'intervento una rimodellazione e rimessa in opera di vecchie briglie in pietrame a secco. Altri esempi di questo tipo, qua siamo su un ciglio di frana con opere, noi le palizzate semplici siamo un po' critici nei confronti di queste opere, che molto spesso generano più problemi che utilità, proprio perché vengono utilizzati in ambienti non consoni con i loro limiti di utilizzo. Gestione anche qui dei canali in aree pianeggianti, sono interventi spesso fatti proprio con gli stessi utilizzatori, i consorzi Rigui, ad esempio, sono dei soggetti utili per poter fare interventi anche in economia, ma utilissimi per la gestione corretta di queste piccole opere idrauliche che altrimenti andrebbero a generare dei problemi. Qua è un salto d'acqua proprio per alimentare un canale di irriguo, la cui manutenzione è fondamentale, perché soprattutto nei casi di piena possono essere aree all'interno dei quali si generano delle piccole instabilità che poi portano l'acqua all'interno del versante. Quindi fare sempre molta attenzione e molta cura nella manutenzione delle intersezioni fra il reticolo idrografico e le prese irrigue. Qua siamo al Frais, Pian del Frais, anche qui gestione delle sponde che erano in erosione con problemi poi di stabilità della strada e del piccolo centro abitato limitrofo. Qua invece siamo nella Dora di Rochemolle, anche qui opere per la stabilità del versante con delle soglie fatte in modo da non creare ostacoli, ad esempio per lo spostamento della fauna ittica all'interno del corso d'acqua. Poi in accordo proprio con i servizi della città metropolitana si erano fatti questi interventi con la possibilità per la
per la fauna ittica di potersi spostare all'interno dell'alveo, pur garantendo la stabilità idraulica del corso d'acqua. Insomma, piccoli tentativi per cercare, torno a ripetere, di fare una gestione integrata di tutti gli aspetti del territorio alpino. Altre qualificate in legname e manutenzione di vecchie opere, sostituendo elementi che si erano in qualche modo ammalorati. Poi, ovviamente, altro aspetto che noi spesso portiamo avanti, anche, e torno a ripetere, con gli altri utilizzatori, qua ad esempio è il gestore di un rifugio che ha collaborato con noi per mettere a posto la viabilità che arriva allo stesso rifugio, facendo delle piccole opere di allontanamento dell'acqua, queste canalette lungo la strada, sia longitudinali che trasversali. Qui, ad esempio, con la società degli impianti della Via Lattea, abbiamo fatto interventi su una pista da sci, che però, una pista di rientro a Sauze Dulz, che però era importante proprio per la gestione del corso d'acqua. Se siamo più partecipanti agli interventi, è possibile, torno a ripetere, integrare, partecipare alla gestione. Se c'è partecipazione, spesso c'è anche consapevolezza e quindi in qualche modo, se si lavora tutti per lo stesso obiettivo, si ottengono i risultati migliori. Il vecchio detto che l'unione fa la forza, in effetti, nella gestione del territorio è importante. Poi non sempre tutte le ciambelle riescono col buco, quindi soprattutto spesso con le società degli impianti abbiamo più problemi che benefici, ma sicuramente è buona norma cercare, se non altro, di cercare di partire lavorando assieme. Qua una vecchia strada militare in alta quota, anche qui con problemi di stabilità. Le strade militari sono strade di notevolissimo interesse anche per il turismo, quindi le amministrazioni comunali sono molto sensibili al mantenimento di questo patrimonio e quindi anche qui l'utilizzazione di sistemi di ingegneria turistica per la loro possibilità di frequentazione genera interventi molto interessanti. Altri drenaggi del territorio, ovviamente cadute massi, gestione della viabilità, altri aspetti molto spesso accentuati dai cambiamenti climatici, e gestione della viabilità minore è un altro aspetto molto importante, soprattutto per le amministrazioni comunali. Ecco qua, poi strade sistemate diventano strade fruibili, diventa accessibilità al territorio, diventa possibilità di manutenzione del territorio. Abbiamo anche altri casi, alcuni aspetti interessanti, ecco, ad esempio legati alle valanghe. Qua siamo a Clavière, dove la gestione di queste aree valanghive determina poi un importante beneficio per le zone sottostanti, e ovviamente i cambiamenti climatici acuiscono anche, come ben detto all'inizio, alcuni problemi legati alla gestione del rischio delle valanghe. E allora, in che modo noi possiamo operare non solo con metodi pesanti, reti in acciaio, ma possiamo anche operare con sistemi anche qui, in cui una parte di materiale inerte, il legname e il conseguente rimboschimento ha permesso, qua siamo a Sauze Dulz, di mettere in sicurezza la strada sottostante con la strada di rientro praticamente dal vallone del Rio Nero verso Sportigna. Incidente, per 2 anni di seguito sono stati incidenti, di cui una anche con una signora ferita. Queste opere hanno, se non altro, ridotto il fenomeno di questi, il verificarsi di questi piccoli scivolamenti, di queste piccole valanghe. Quindi anche qui piccoli esempi, piccole pratiche che però possono essere utili anche in territorio alpino. Questo è un caso più drammatico, se vogliamo, una caduta massi importante che ha generato, tra l'altro, anche il cambio di destinazione di queste case, che ad oggi, dopo 10 anni dalla caduta dei massi, non sono ancora abitabili. Anche qui i problemi: è possibile intervenire per controllare questi eventi con una corretta gestione del territorio? Beh, qua forse qua si trovano dei limiti, no? Diciamo così, alla possibilità di intervenire. Però è bene, se non altro, soffermarsi a riflettere, cercare di approfondire. Qua abbiamo fatto un'analisi con laser scanner per capire in che modo le superfici forestali potevano incidere su questo crollo, e poi magari anche, come in questo caso, piccoli interventi di gestione del territorio sono possibili per cercare di ridurre gli effetti macroscopici di questi eventi. Non si possono annullare, ma sicuramente questa porzione di bosco a protezione dell'abitato di Melezze, sicuramente una sua corretta gestione potrebbe determinare una riduzione del rischio nei confronti dell'abitato.
Gestire il territorio vuol dire anche ottenere delle materie prime. Adesso noi stiamo partecipando a questo progetto che tra l'altro oggi è in corso di presentazione, l'ENO Nord-Ovest. La gestione del territorio produce della materia prima. Questa materia prima può essere anche oggetto di utilizzo all'interno delle filiere per la produzione di energia e quindi produrre dell'altro tipo di economia. Quindi in qualche modo la gestione integrata del territorio produce anche poi dei benefici. In Valle di Susa sono presenti la nostra stessa sede del consorzio a riscaldamento autoprodotto dalla gestione del Cippato, ma ci sono altri esempi virtuosi di piccole filiere locali alimentate proprio dalla gestione integrata del territorio. E poi ovviamente la gestione del turismo in bosco, questo è l'ultimo aspetto che volevo farvi vedere in questi ultimi 10 minuti. Anche questo può essere un modo, in qualche modo, per fare in modo che ci sia poi una frequentazione consapevole del territorio, ma attraverso questa frequentazione consapevole del territorio, ben attrezzata e ben organizzata, allo stesso tempo produrre anche dei piccoli interventi di gestione dei miglioramenti anche della stabilità dei versanti, della gestione dei corsi d'acqua, della gestione degli attraversamenti, con delle piccole opere in legno che possono essere realizzate direttamente con legname prelevato da sistemazioni limitrofe. Ecco qua vedete alcuni interventi che hanno anche un beneficio su micro dissesti, su piccola instabilità e piccola regimazione delle acque. Tutto aiuta, noi siamo consapevoli di questo, che nessuno di questi interventi risolve i problemi generali, ma tutti questi interventi nel loro insieme cercano di aiutare e, come dicevo prima, tutto aiuta a una gestione integrata del territorio. Qui sono, vabbè, dei piccoli esempi, qua siamo sempre sopra Roche Mall. Sono tutti, in qualche modo, tentativi per fare in modo di, anche se le persone frequentano il territorio con una consapevolezza, con una sicurezza migliore, anche questo è un beneficio per il territorio, perché più persone frequentano il territorio, più abbiamo anche sentinelle, no? Che in qualche modo sono in grado di poter segnalare, di poter visionare, di poter essere in grado di poter interagire col territorio che attraversano. E questo sicuramente poi un beneficio nella gestione integrata del territorio. Ecco qui ancora altri esempi. Qui classico problema che si sta verificando negli ultimi inverni con queste nevicate molto pesanti è la gestione poi dei sentieri dopo gli schianti all'interno del patrimonio forestale. E ovviamente anche questo può essere un sistema per un tentativo di integrazione della fruizione e della stabilità dei versanti. Tutti gli anni in primavera noi passiamo circa 20 giorni, almeno 2 o 3 settimane, a riaprire i sentieri e anche qui, proprio per gli schianti invernali, che tutti gli inverni stanno aumentando nella quantità e nella distribuzione. Anche qui, gestione integrata del territorio, cercare di lavorare con tutte le risorse, quindi con tutto il personale che può essere in grado, anche di tipo volontario, a poter dare una mano nella gestione di questa rete di sentieri che può anche essere, torno a ripetere, utilissima nella gestione e poi nella consapevolezza della gestione in sicurezza del territorio e anche nella resilienza del territorio. Vabbè, altri interventi di manutenzione della rete di sentieri e io più o meno avrei finito la presentazione di questi esempi che avevo piacere di in qualche modo di documentarvi, che testimoniano diciamo così, questa attenzione a una gestione integrata e una gestione, speriamo, consapevole del territorio, proprio in virtù delle diverse necessità che soprattutto sulle Alpi si stanno verificando grazie o a causa dei cambiamenti climatici che sicuramente hanno generato un'attenzione diversa nei confronti del territorio, soprattutto alpino, anche perché poi i benefici di una corretta gestione del territorio, anche attraverso questi piccoli esempi che vi ho fatto vedere, possono poi generare dei benefici a cascata per i territori sottostanti, fino ad arrivare poi al grande asse fluviale che attraversa la pianura padana, che sicuramente se beneficia di territori correttamente gestiti, anch'esso può trarre poi dei benefici nella gestione degli eventi più calamitosi. Questo è quello che avevo piacere di presentarvi, spero di non aver annoiato troppo e sono tutti esempi che sono visibili e quindi sono in qualche modo
utili, no, per raccontare quello che abbiamo fatto, quello che faremo poi nei prossimi anni. Grazie mille. Grazie, grazie a lei, direttore. Volevo, insomma, intanto non sono ancora arrivate delle domande, vi invito in caso a scriverci utilizzando il box chat, il box domande, vi ricordo di inserire anche nella domanda il vostro titolo e comune di appartenenza. Non vedo neanche mani alzate prenotate per il momento, e però ne approfitto per chiederle se, se questi esempi che ci ha fatto sono applicabili anche ad altri ambienti, anche ad altri territori. Sì, ma è come abbiamo detto prima, sicuramente quello che le amministrazioni comunali e le unioni montane con cui lavoriamo in qualche modo hanno in questi anni portato avanti è proprio la possibilità di pianificando e in qualche modo strutturando un tentativo di gestione integrata del territorio alpino, si cerca di fare forza con tutte le possibilità di finanziamento, tutte le risorse potenzialmente utilizzabili. E quindi è sicuramente replicabile una gestione di questo tipo, se si ha voglia in qualche modo veramente di fare forza con tutte le risorse, con tutte le possibilità che la normativa, che anche le filiere di finanziamento possono erogare. Se riusciamo ad avere un quadro complessivo delle necessità del territorio, siamo poi anche in grado di poter utilizzare al meglio le diverse possibilità di finanziamento e di intervento sul territorio. Questo è un po' forse l'aspetto importante che potrebbe essere che in parte è già replicato su altri territori, anzi in qualche caso anche forse in maniera più compiuta e più evoluta rispetto a noi. Tutte le vallate attorno a noi stanno lavorando con lo stesso sistema, ma sicuramente è un'attenzione importante che dimostra come questa gestione integrata può essere sicuramente replicata, e quello che sta succedendo anche nelle vallate vicino a noi lo dimostra ormai da anni. Quindi sono tutte cose che possono essere fatte, replicate e utilizzate con poi dei benefici interessanti nella gestione del territorio. Grazie. Allora, non abbiamo per il momento altre domande? No, invece mi correggo, abbiamo una domanda arrivata in questo momento da Ivan Baldassarra, laureato in scienze forestali in fase di preparazione esame di Stato. Quali sono i fondi più facilmente accessibili per la progettazione e realizzazione di queste opere? Come rimanere aggiornati a riguardo? Poi ci ringrazia. Giro i complimenti al nostro relatore, direttore Alberto Dotto. Ma dunque, sicuramente, torno a ripetere, i fondi dell'autorità d'ambito che derivano dalla tariffazione dell'acqua potabile, che permettono ai territori alpini di ottenere dal 3 al 5% della tariffazione all'interno della città metropolitana, questa possibilità determina annualmente una dotazione finanziaria a disposizione delle unioni montane proprio per interventi di manutenzione del territorio. E fra gli interventi di manutenzione del territorio, di manutenzione ordinaria del territorio, ci sono tutti questi interventi che abbiamo visto, quindi gestione dei corsi d'acqua, gestione dei microdissesti, gestione delle frane, della stabilità delle cadute massi, dei sentieri, della viabilità, del reticolo idrografico. Tutti questi interventi che abbiamo visto, anche interventi di tipo forestale, possono essere attuati con continuità sul territorio grazie ai finanziamenti erogati dall'autorità d'ambito. L'autorità d'ambito gira i soldi attraverso delle pianificazioni che fanno le unioni montane, ad esempio nel territorio da noi interessato, che sono le due unioni montane dei comuni olimpici e dell'Alta Valle Susa. La pianificazione viene svolta assieme, anche qui in forma partecipata, contattando le amministrazioni comunali, contattando le unioni montane, facciamo da collettori delle diverse esigenze, e sulla base della pianificazione che viene approvata dall'autorità d'ambito è possibile poi dare corso alle progettazioni. Sono piccole progettazioni, ma che nel complesso sul territorio generano poi una buona dotazione annuale.
E questo è sicuramente la fonte di finanziamento più importante. In questi giorni qua c'è il bando della Cassa di Risparmio, l'Unicredit, o adesso mi sfugge il nome dell'istituto bancario, ma proprio per interventi di sistemazione idrogeologica. Cioè, in qualche modo ormai ci sono diverse possibilità di finanziamento, anche di fondi ministeriali che erogano, che determinano dei bandi in cui almeno cercare di ottenere dei finanziamenti. Le stesse misure del PSR della Regione Piemonte hanno determinato, ad esempio, molte misure di gestione legata alla sicurezza e alla resilienza dei popolamenti forestali. Le misure del 8 del PSR, appena adesso finanziate, hanno dato la possibilità di progettare estesi interventi di selvicoltura e di gestione forestale proprio finalizzate alla stabilità e alla resilienza dei territori montani. Quindi diciamo che possibilità di finanziamento ci sono, gli enti che li possono erogare sono la città metropolitana, la regione Piemonte e in questo caso le unioni montane attraverso l'autorità d'ambito e questo dà una buona garanzia di possibilità di intervento. E infatti i territori alpini hanno negli ultimi anni visto un aumentare notevole di questi interventi proprio perché la costanza di finanziamenti, soprattutto quelli dell'autorità d'ambito, del lato 3 sono in qualche modo una presenza sicura per interventi di questo tipo. Ed hanno anche in qualche modo la possibilità a progettisti di potersi in qualche modo dedicare a questi tipi di progettazione. Grazie. Mi chiedo, prego, Gianna. Approfitto perché nel frattempo dallo staff vengono fuori delle richieste di approfondimento. Ci mettiamo anche noi dalla parte dei partecipanti, ovviamente. Ci si chiedeva se, pur avendolo accennato, ovviamente, potesse fare un approfondimento sui passi che deve fare un'amministrazione comunale per muoversi in questo senso, cioè per muoversi verso una gestione integrata, una progettazione di questo genere del territorio. Se magari riesce ad approfondire un pochino, perché sicuramente è diciamo, un argomento interessante per tutti. Ma dunque, diciamo che se uno guarda quello che è successo in alcune vallate alpine della città metropolitana di Torino, abbiamo degli esempi molto, molto diversi, ma in molti casi sono tutti poi confluiti in uno stesso, diciamo così, in una stessa tipologia. Sicuramente ad oggi l'attore importante sono le unioni montane. Le unioni montane, laddove lavorano in qualche modo immaginando di poter cercare di integrare le diverse risorse che si ottengono sul territorio. In alcuni casi si sono dotati di uffici forestali che in qualche modo fanno un po' essi da collettori, in altro caso sono loro che si attivano direttamente e in qualche modo sono loro che fanno un pochino da collettore. È chiaro che l'Unione Montana è un ente un pochino fragile, no? Non è come le vecchie comunità montane, nel bene e nel male, ma sicuramente un ente più leggero rispetto alle unioni montane. Ma se vediamo laddove esistono questi tentativi di gestione integrata del territorio, dobbiamo dire una costante e un rapporto, diciamo così, di fiducia reciproco fra amministrazione comunale e unioni montane. Se il territorio all'interno dell'unione montana viene visto un pochino come un territorio in cui è impossibile immaginare una gestione, magari integrata non su tutti i livelli che abbiamo visto questa sera, ma anche solo per gli aspetti legati alla manutenzione ordinaria del territorio e quindi utilizzare bene e con interesse i fondi di Ato 3 che genera per la manutenzione ordinaria, ecco, l'integrazione fra amministrazione comunale e Unione Montana per la corretta gestione di questi fondi è sicuramente un aspetto importante. E poi non avere paura di, in qualche modo, della procedura, della pratica, cioè molto spesso si osserva che in assenza di un aiuto tecnico, in qualche modo, che rassicuri riguardo ad alcuni di questi aspetti, molto spesso noi vediamo che gli uffici delle amministrazioni comunali sono un po' titubanti, no? Ogni occasione di
di intervento genera poi una riflessione sulla correttezza della procedura, della pratica, e forse su questo effettivamente avere un interlocutore forte che in qualche modo sappia consigliare, sappia in qualche modo anche dare una mano su questi aspetti è una parte importante. E laddove le unioni montane lavorano bene con gli uffici comunali, con le amministrazioni comunali, tutte queste difficoltà vengono superate. Noi nel nostro territorio diamo un po' una mano riguardo a questi aspetti, molto spesso le progettazioni le curiamo noi, quindi, però io non voglio fare troppo l'esempio nostro perché altri consorzi forestali non esistono come siamo strutturati noi, quindi, però nella realtà vedo che laddove l'amministrazione comunale e l'Unione Montana lavorano assieme con gli stessi obiettivi, effettivamente i risultati sul territorio sono molto visibili, sono molto evidenti. Quindi i passi che l'amministrazione comunale deve fare è cercare sicuramente di lavorare assieme alle amministrazioni comunali che si trova vicino e sicuramente cercare di utilizzare bene le possibilità e le risorse che le unioni montane possono catalizzare, possono in qualche modo gestire e organizzare. E mi aggancio a questo per chiedere, in caso di comuni che non facciano parte di Unione Montana? Beh, la mia esperienza su questo è un po' deficitaria perché lavorando in un ambiente montano, alpino, un po' questa è la mia esperienza. In comuni che non hanno questa agevolazione, beh, sicuramente fare rete coi territori limitrofi, anche perché spesso i corsi d'acqua, il reticolo idrografico non conoscono i confini territoriali. E quindi sicuramente i problemi di gestione del territorio vanno affrontati con le amministrazioni vicine, quindi cercare un po' di vedere come è possibile utilizzare le altre amministrazioni per fare forza comune nei confronti delle problematiche di gestione del territorio. Perché, torno a ripetere, noi abbiamo l'esempio di numerosi corsi d'acqua, abbiamo addirittura un corso d'acqua che nasce in Francia e alluviona al comune di Claviere, il Rio Secco. Quindi abbiamo dovuto addirittura fare degli accordi transfrontalieri per la gestione di questo corso d'acqua. E ad oggi sono in corso interventi di manutenzione finanziati da enti italiani in Francia per generare poi un beneficio che ritorna all'Italia, al comune di Claviere, ma il problema e le frane sono in Francia. Quindi sicuramente è bene cercare di fare rete, no? Quindi non vivere il problema all'interno del singolo comune, ma cercare di vedere come i problemi della gestione del territorio siano opportunità per le amministrazioni. Quello che è successo in Valle Roia lo è, se riflettiamo, no? Anche solo sui confini, sui limiti amministrativi di questa valle, è del tutto evidente che una gestione isolata del problema non genera nessun beneficio, ma i problemi vanno visti e vanno opportunamente gestiti facendo rete tutti assieme. Grazie. Fare rete, sì, sicuramente è la cosa migliore. Ci sono altre domande? Non ne vedo. A questo punto, se non ha altri approfondimenti, io invitarvi a intervenire anche a voce, prenotarvi per un intervento a voce o scriverci. Se non ci sono altre richieste, a questo punto io inizio a darvi appuntamento allora al prossimo incontro. Ringrazio direttore Consorzio Forestale Alta Val di Susa Alberto Dotta e vi ricordo il prossimo appuntamento giovedì 15 ottobre dalle ore 18 sulla gestione integrata dei corsi d'acqua, il ruolo degli enti locali, interverrà Elena Dan del Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale e vi ricordo inoltre che questo appuntamento è stato registrato, quindi troverete poi la registrazione in un secondo momento sul sito di Città Metropolitana di Torino e di ANCI Piemonte.
Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti.